Anche Luca Riatti qui all'Emirates, allo Y-Scout, un'occasione importante per te che sei agente FIFA per allargare i tuoi contatti anche a livello internazionale. Sì, è un bellissimo evento, che ha insomma una matrice italiana, però insomma in questo momento qui siamo un po' operatori di tutto il mondo, club, agenti, tutto un po' l'indotto del calcio. È una due giorni molto importante in una bellissima location come l'Emirates Stadium, in una città meravigliosa, forse la mia preferita come Londra, quindi condizioni ideali per fare una due giorni di ottimo lavoro, ecco, quindi siamo pronti a partire con le prime convention, prime interventi che ci saranno dalle 3, poi domani sarà una giornata dedicata un po' agli incontri tra gli attori che ci sono qua oggi, poi si ritornerà in Italia, ecco. Ecco, tu sei agente anche di giocatori giovani molto interessanti, tra i tuoi obiettivi c'è anche quello magari di riuscire a piazzare tra virgolette qualche giocatore in qualche club importante, qualche giocatore meritevole naturalmente. Sì, insomma, il lavoro sta andando bene, ragazzi che hanno già notevole successo, ragazzi nelle nazionali giovanili italiane, si cerca insomma di fare bene affiancandoli, dandogli suggerimenti e portando la mia esperienza, sapendo quanto poi lontano il reale obiettivo, no? Quello di andare a firmare un contratto da professionista e diventare un giocatore di massimo livello. Ancora non vedo il giovane italiano pronto secondo me per fare un trasferimento europeo, già a 16-17 anni abbiamo un po' di difficoltà secondo me, è meglio forse completare il percorso di crescita in Italia e poi proporsi sul mercato estero verso i 21-22 come stanno facendo poi, come è stato l'esempio di Verratti, di Immobile, di Donati, insomma di tanti ragazzi italiani che sono esplosi in Italia e poi hanno trovato nel mercato estero un salto di qualità. Da ex capitano della Fiorentina, che cosa pensi del sorteggio europeo? Ai Viola è capitato come avversario dei sedicesimi dell'Europa League il Tottenham. Insomma, è un avversario molto ostico, una sfida molto affascinante. Tottenham è una squadra che forse non sta facendo benissimo per quello che ha speso in questi due anni, però ha giocatori, oltretutto, che hanno giocato anche in Italia, di primissimo livello. La Fiorentina ha le armi per passare il turno, sicuramente sarà una doppia sfida da preparare come una finale, perché insomma, la forza in campo del Tottenham non possiamo insomma, nasconderla, però una Fiorentina in salute. Io avevo detto in un intervento, forse a qualche radio fiorentina, che questo mese di dicembre sarebbe stato secondo me la fase più importante della stagione viola, perché è un calendario che poteva dare uno slancio e dare un po' di vittorie, anche, insomma, anche un filotto di vittorie. Vedo che la squadra sta rispondendo bene, adesso insomma, la classifica si è accorciata, c'è spazio per questo terzo posto, c'è spazio per tante società, anche per la Fiorentina. Ecco, per chiudere, in percentuale in questo momento si sente di dire che la Fiorentina ha quante possibilità di passare il turno contro il Tottenham? Adesso non mi ricordo a memoria se gioca la prima fuori o la prima in casa, magari sai... prima fuori. Vabbè, quindi si può tentare di creare un bellissimo ambiente al ritorno e festeggiare un passaggio del turno prestigioso tra le mura amiche. Io credo 50-50, insomma l'Europa League lascia sempre tante incognite perché, purché se ne parli, insomma sono pochi i club che la preparano come si deve, ecco, quindi finché non si arriva ai quarti, semifinali, le società difficilmente spingono al massimo. Fiorentina dovrà sfruttare questo perché comunque la forza del Tottenham è...